quello con tutti i comandi della climatizzazione. Adesso la regolazione della temperatura la si fa proprio scorrendo il pulsante. La climatizzazione, qui c'è anche il raffrescamento dei sedili. Ah. Senti che soffia l'aria. Ho visto che ci sono anche i massaggi. Puoi avere anche la funzione massaggio. Si può ordinare sia per i posti davanti che per i posti dietro. Hai un pulsante rapido per accedere subito ai sistemi di assistenza. Ad esempio l'avvertimento della distanza. Il livello massimo prevede l'avvertimento della distanza, il presense, per cui ti avvisa se c'è un veicolo o un pedone fermo, l'avvertimento sul cambio di corsia, cioè capisce se la telecamera legge la corsia, per cui capisce se stai variando, l'assistenza alle emergenze. Questo è un dispositivo che il veicolo è intelligente, capisce se tu non stai più avendo il controllo della macchina, accende le quattro frecce e rallenta e si posiziona al lato della strada, perché capisce che il conducente non è più in grado di un malore per qualsiasi cosa. L'avvertimento d'uscita, questo è molto importante se ad esempio stai aprendo la porta, sopraggiunge in veicolo anche una motocicletta, non fa aprire la porta e un lampeggio giallo, un LED giallo sullo specchietto ti avvisa della porta. Lo stesso sistema dell'angolo morto. Esatto, il side assist. Adesso questo diciamo si è ulteriormente evoluto perché è previsto anche il discorso che fino a 10 km orari. Cambia sempre 8 rapporti o? Questo è il Tiptronic 8 rapporti. Domanda, gli strumenti sono piccolini, sia il contachilometri che sì, il contagiri. Se schiacci il pulsante view, vedi che c'è un pulsante lì view. Sì. Ah, diventa normale. E invece quando sono ovviamente piccoli cos'è che fa vedere dopo? Vedi la navigazione più ampia. Ah, te la vedi anche sì, lì oltre di qua? Ovviamente le macchine hanno già il collegamento a internet, per cui con Google Earth puoi avere le mappe Google Earth e poi tutti i sistemi Audi Connect, per cui legati a puoi aprire e chiudere la vettura con lo smartphone, puoi vedere dov'è la tua vettura parcheggiata, puoi vedere le informazioni anche della vettura, lo stato del veicolo. Cosa costa sto giocattolo? Da 98.000 euro in su, dipende quanto sei godurioso, puoi arrivare a 130, 150. 140. Questa quanto viene? Questa mi sembra sui 130, sì. Questa qua c'ha tutto.